Sto bene qui. Sono stata bene a Napoli. Perché non metti la testa a posto? E mio padre, per paura di un futuro indigente, mi presentò il conte Tria, capitano del battaglione Sannio di stanza a Napoli. Niente più parole, né libertà, né amore. Sul letto di morte mi avrebbe chiesto perdono per avermi data in moglie ad un uomo rozzo e volgare. Un rivolo di sangue scese lungo le mie cosce fino a impregnare il materasso. Mettete il lenzuolo al balcone! Mia moglie è vergine! Si può bruciare un'esistenza in soli 4 anni. Con quanta naturalezza gli esseri umani si adattano all'abiezione, alle menzogne, ai vantaggi immeritati. Bisogna essere ottusi e servili per natura per non vedere quanto sia ignominioso che in così pochi monopolizzano educazione e ricchezza, infliggendo agli altri tutte le sofferenze. Ma come si fa? Io, alla testa delle mie compagne patriote, guidai l'attacco a Castel Sant'Elmo. Cittadine, o vita o morte! I francesi avevano via libera. Courage, ma douze, ma bien aimé. Bientôt, nous aurons la liberté. In nome del re, aprite! Battevano, pestavano, sparavano, strangolavano, lapidavano, impalavano, bruciavano, smembravano. Sola, a dirigere il monitore, ho continuato a cercare consensi, lettori, sostenitori, incurante degli attacchi e delle minacce. Lo leggerà qualcuno. E voi avete scritto libri, giornali pieni di schifezze, avete parlato in pubblico, una donna, che dissoluzione! Non vi mettete scuorna! Puh! Via davanti a me. Mi disgustate. Pena di morte. Eleonora Fonseca Pimentel! Eleonora Fonseca Pimentel! Eleonora Fonseca Pimentel! Sono pronta.